Riposo forzato per la Gelbison che causa esclusione del Nardò per questa domenica, resta a guardare, si proietta già la difficile gara della prossima giornata quando andrà a rendere visita decimata dalle squalifiche di Di Filippo, Camorani e Esposito alla capolista marcianese che invece se la vedrà domani nel derby con il Gladiator. Scende in campo regolarmente nella 12ª giornata l'altra cilentana Agropoli che prova a rialzarsi dopo il KO di Noto. Pirozzi contro la Vibonese, al Guariglia deve rinunciare a Vitale squalificato a Morbidelli infortunato, arbitra Agro di Teramo. La Battipagliese va sul campo del Pomigliano, squillante non sembra avere problemi di formazione, dirige la sfida tutta campana, saggese di Rovereto. Turno sulla carta abbordabile per la capolista Savoia che ospita il Ragusa che resta senza allenatore dopo la decisione di Sorrentino di andare a guidare il Durazzo nella Serie A albanese, panchina affidata al secondo Utro. Nei dilettanti regionali della Campania in promozione girone D, il Valdiano di Tudisco fresco di primato in tasca al Vertucci di Teggiano riceve l'Olympic Salerno per consolidare il primato. I cugini del Real Vallo a Sant'Arsenio provano a dare continuità al buon momento ospitando l'Inter Casali. In prima categoria giochi in anticipo l'Atletico Cosilinum con il Forni, come pure il Montesano di Cetrangolo che a buon abitacolo riceve il Real Contursi. Domani trasferta a San Gregorio per la capolista Sassano di Cammarano, mentre l'insidiosa trasferta attende la Caggianese a Laviano con il Socia.